Il suo nome è Giovanni Luca Giombetti, è nato a Fano, dove vive e lavora a tempo pieno. I suoi dipinti fanno parte di collezioni private e straniere. Da anni è illustratore e vignettista per diversi giornali, rappresentando con spirito ed eleganza alcuni eventi di vita cittadina. Ha collaborato con agenzie di pubblicità, aziende di rilevanza nazionale e con varie case editrici di libri per ragazzi. Tutti lo conoscono con il suo nome d'arte, Giombetti. Giombetti, in arte Luca Giovanni Giombetti, da laureato in veterinaria a pittore, illustratore, grafico e non solo. Ecco, come nasce la sua carriera? Ad un certo punto ho seguito una vocazione che avevo tenuta un po' in disparte per un certo periodo della mia vita e alla fine, nonostante studi cosiddetti normali, sono tornato alle mie origini di disegnatore. Iniziamo dal dipinto alle nostre spalle, un grande sole. È il sole dell'amicizia, un grande sole che accoglie da ormai 6 anni le firme di tutti gli amici, le persone che vengono in questa casa e che noi accogliamo. Che cosa ama riprodurre nei suoi dipinti? Sono un artista figurativo, nel senso che ho bisogno di avere delle persone con le quali confrontarmi nel quadro, nel disegno, in tutte le cose che cerco di creare per comunicare. Queste figure possono essere uomini, donne, animali, ma devono essere comunque scene in cui si sviluppa una storia. Sono cresciuto leggendo fin da bambino o guardando solo le figure dei fumetti di Iacovitti e di Topolino, e da lì proprio questa esigenza di raccontare sempre qualcosa attraverso le immagini. E anche nella pittura proseguo questo tipo di esigenza. Tra i suoi dipinti lei ama dipingere le facce da gatto. Che cosa rappresentano per lei? Le facce da gatto sono le facce dei personaggi, degli stati d'animo, dei caratteri, delle persone e anche mie. Nel senso che considero il gatto un alter ego, non lo considero soltanto un bell'animale molto affascinante da rappresentare come tale, ma è una sorta di maschera, di filtro che io metto in una ricerca dei caratteri umani. Ho sempre rappresentato gli umani nella mia pittura, ho raccontato storie, sono sempre figure femminili, gli innamorati, eccetera. Ho sempre voluto scandagliare l'animo umano. Attraverso il gatto, il filtro della maschera felina, ho visto che mi sento ancora più libero nel fare questa ricerca. Dai dipinti alle vignette, perché lei poi è conosciuto per questo. La vignetta è questo mezzo così fresco di commentare un fatto, mettere alla berlina un personaggio importante del quale troviamo il lato debole, poter fare dell'ironia su di lui. Per fare una gran sintesi su quello che faccio, dipingo gatti e disegno cani, perché la rubrica che ho sul Resto del Carlino ogni domenica si intitola Il Can per l'Aia e i personaggi che commentano i fatti e le situazioni della nostra cara provincia, specialmente Fano e Pesaro, sono cani che fanno le veci dei cittadini. Nel futuro di Giombetti che cosa c'è? Portare questi personaggi di cui parlavamo prima, queste facce da gatto, in una linea di magliette.